a monster with power beyond imagining! Now I create a dual monster without peer, with attack force so great that no monster can stand against him! The Blue Eyes Ultimate Dragon! L'impegno creativo della Dina per creare questa unità è tale, che anche io farò in questo video, un power-up grafico simile, utilizzando materiale assolutamente non riciclato da altra roba. Cominciamo. Non rosso e Charizard a pagamento numero 2, sono la nuova unità a 5 stelle, di tipo fuoco. L'unità ha il ruolo di attaccante, ed è debole al tipo elettro. Le statistiche sono le classiche sgrave che possono mettere a Charizard. Fine. La prima mossa è tifone. Questa esclusiva mossa di tipo volante, ha il difetto di avere una bassa precisione, per bilanciare la sua grande potenza, ma siccome tutti i Charizard hanno un occhio da chirurgo grazie a 10 decimi, non fallirà comunque. La skill può confondere il bersaglio. Terremoto, è invece la nuova mossa mai vista di tipo terra, con il quale fate tanti danni, ma stavolta fisici. La terza mossa, è incendio. Come? Mi riferiscono dalla regia, che almeno per la mossa fuoco, non hanno inculato la skill più forte di un'altra unità di quel tipo. Chiedo scusa allora, correggiamo subito. Marchiatura, è la versione buffata di incendio. Fa più danni, e scotta anche il bersaglio. Ha una precisione infima, ma come detto prima, il Pokémon non può fallire le sue mosse, grazie alla passiva. Per l'ultima mossa, hanno semplicemente unito le mosse dell'allenatore dell'altro Charizard, e ci hanno aggiunto qualche altra cosetta. Tipo quando a scuola copi tutto dal compagno di banco, ma aggiungi qualche riga per renderlo personale, e non farti sgamare dal professore. Al costo di una riduzione in difesa e difesa speciale, otterrete i seguenti effetti. Abbassa di 1 il conteggio dell'unimossa, aumenta di molto l'attacco e l'attacco speciale di chi la usa, rende più probabili i brutti colpi, e applica l'effetto prossimo a costo 0. Se mettete il cellulare vicino alla macchinetta del caffè e premete la skill, dicono vi faccia anche un cappuccino. Questa mossa ha un solo uso, ma grazie alla passiva ricarica mosse 2, usando la skill, potrebbe refresciarsi gratis. La terza passiva, applicherà un potenziamento ai colpi super efficaci, dopo aver lanciato con successo una mossa. C'è un nodo che ha un effetto simile, e si attiva appena Charizard scende in campo con tutti i punti salute. La novità che porta nel gioco questa unità, oltre che a farvi sborsare più soldi con il suo rate inferiore rispetto ai Master Party, è una passiva extra. È un papiro infinito che non so se leggervi, ma in sostanza fate più danni, e ne ricevete di meno. Questa roba, è ancora più forte in base a quante unità di Galar avete nel team. Questo effetto non vale solo per Charizard, ma anche per gli alleati. Ci sono tanti nodi della teca, che danno delle chicche interessanti. È tutta roba utile, quindi è abbastanza superfluo descriverli uno ad uno. Quello che vorrei sottolineare, è che il Pokémon perde un po' ad unimossa 1 su 5, quindi preparatevi ad utilizzare le caramelle, oppure a inserire i dati della carta di credito. Concludendo il tutto, vi dico generalmente cosa ne penso di questa unità. È senza dubbio una delle unità più forti del gioco, ma per assurdo, non regge ancora il confronto con il vecchio Charizard. Di sicuro dovete investire molto in questa unità, a differenza dell'altro Pokémon. La cosa buona, è che avete tante mosse di vari tipi, e potete riempire i buchi in tanti team. Sinceramente, penso che anche Pidgeot e Garchomp, possano essere leggermente migliori, con i loro set specifici, nel loro ruolo specifico, con quella mossa specifica che hanno in comune. Penso sia una cosa anche abbastanza normale, altrimenti questa unità farebbe meglio, il lavoro di 3 Pokémon messi insieme. Inutile dire che dovreste pullare, anche se le percentuali di drop sono effettivamente più basse. Ma è inutile anche parlare, che tanto ora nei commenti si scatena il vespaio di gente che si flexa Charizard trovato alla prima singola. Per quanto mi riguarda, vi dico solo che anche io ho pullato, e la prima unità che ho trovato, è stata Jasmine e Steelix. Non dico altro. Ovviamente di Charizard neanche l'ombra. Con questo è tutto, ciao.